Kent! E sono in una fattoria! Guardati intorno! È una giornata così bella! Guarda tutti gli animali della fattoria! Si stanno divertendo tantissimo! Ed è sempre bello incontrarli! Ma aspetta un minuto! Qui c'è qualcosa di strano! Cosa c'è che non va? C'è una gallina, una capra, una mucca, un cavallo e un'anatra. Ma aspetta! Tutti i loro piccoli sembrano non essere abbinati correttamente! Sono accoppiati male! Abbiniamoli correttamente, mi aiuterete? Abbiniamo i piccoli giusti alle loro mamme! Iniziamo! Come si chiama il piccolo della gallina? Un puledro? No! Troppo grande! Un anatroccolo? No, non credo! Un capretto? No, no! Ancora troppo grande! Un vitello? No, non può essere corretto! Deve essere... un pulcino! Giusto! Il piccolo di una gallina è il pulcino! Chip chip! Chip chip! È così dolce! Come si chiama il piccolo di un cavallo? Un capretto? No, i cavalli non hanno le corna! Un pulcino? No, abbiamo già visto che è il piccolo della gallina! Allora... un puledro? Giusto! Un cucciolo di cavallo si chiama puledro! Woohoo! Come si chiama il cucciolo di mucca? Puledro? No, appena fatto! Potrebbe essere... un capretto? No, no, no! Allora, un anatroccolo? Non credo. E perché non... un vitello! Sì, il cucciolo della mucca si chiama vitello! Come si chiama il piccolo di una capra? Un vitello? No, non credo. E invece... un capretto! Giusto! Il cucciolo di una capra si chiama capretto! È così carino! Come si chiama il piccolo di un'anatra? Un vitello? Oh no! Decisamente troppo grande! Perché non... un pulcino! No, non può essere! E allora sarà... è un anatroccolo! Il cucciolo di un'anatra si chiama anatroccolo! Qua qua! Qua qua! Bravi bambini! Abbiamo abbinato correttamente tutte le mamme ai loro piccoli! Questo è stato fantastico! Imparare in fattoria può essere molto divertente! È ora di andare adesso! Ciao ciao! Alla prossima! Ciao bambini, sono Kent! Vi piacciono i puzzle? Sì? Allora giochiamo! Oh, che bella mucca! Chissà quale pezzo andrà dove. Questo sembra un pezzo di cielo, giusto? Proviamo anche alcune delle macchie sul corpo. E un pezzo di cielo? Forse dall'altra parte. Sì, ora facciamo gli altri angoli. Dov'è l'ultimo? Eccolo! Facciamo la testa. Mi sa che è al contrario. Sì, esatto, lampeggiato di verde! Quando lampeggia di verde, significa che è corretto. Ora la recinzione al centro. E un altro pezzo di recinzione con la campana della mucca. E dell'altro cielo con l'orecchio della mucca. Esatto! E dell'altra recinzione sarà sulla sinistra. Dell'altro cielo... e ora il fondoschiena della mucca! E abbiamo degli zoccoli adesso! Quello davanti! E per ultimo, ma non meno importante, il pezzo in basso al centro! Sì, ottimo lavoro!
piccolo pulcino e la gallina! Con cosa iniziamo? Facciamo gli angoli! Quello a sinistra! Quello in basso a destra, che sarà il prato. Del cielo in alto a destra e ancora prato in basso a sinistra! Facciamo la faccia della gallina! Bene! E un pezzo della staccionata. Se guardi bene dove sono i bordi dritti dei pezzi, sarà più facile capire dove vanno. Bene, abbiamo delle zampine, altra staccionata sulla destra e ancora del cielo. Benissimo! Facciamo il prato e la pancia del pulcino. E perché non anche la pancia della gallina? Mi sa che al contrario, ottimo! E ora facciamo gli occhi del pulcino e anche gli occhi della gallina. E per ultimo abbiamo i piedi della gallina. Sì, ce l'avete fatta! Benissimo, una gallina e il pulcino! Chip chip, chip chip, chip chip. Oh, un cavallo, carinissimo! Con cosa iniziamo? Gli angoli di nuovo? Sì, l'angolo in basso a sinistra. E ora un angolo in alto a destra. Puoi vedere dove sono i bordi dritti e capire dove vanno. Facciamo il barile in basso a destra. E ora... mi sa che è al contrario. E lampeggia di verde. Gli occhi del cavallo. E oh, una ruota con la corda sopra. Gli zoccoli del cavallo. Ottimo. Ora facciamo... al contrario, il naso del cavallo e lampeggia di verde, la sella e la parte restante della criniera. E ora facciamo alcuni pezzi laterali e gli zoccoli dietro del cavallo. E ora il pezzo in alto. Al contrario, per entrare bene. E in basso e la coda del cavallo. E per ultimo, ma non meno importante, l'ultimo pezzo dell'albero! Bravissimi, l'avete completato! Un cavallo molto felice! Chissà cosa c'è dopo! Oh, un carinissimo maialino! Iniziamo con gli angoli? Sì? Fantastico! Foglie in basso a destra e altre nell'angolo in basso a sinistra. Ora troviamo del cielo. Sì, cielo con la staccionata in alto a destra e alcuni fiori nell'angolo in alto a sinistra. Ora facciamo il naso del maialino. Dall'altra parte! Sì! Si illumina di verde! E ora altri pezzi del terreno e la staccionata perché il maialino è seduto nel fango all'interno del suo recinto. Oh, ancora staccionata sulla destra. E questo è lo zoccolo del maialino. Mettiamolo lì! Fantastico! Ultimo pezzo di staccionata vicino alla testa del maialino. E altro fango! Ora facciamo gli occhi del maialino. Assicurati che sia dalla parte giusta! Altro fango e il braccio del maialino. E l'altro braccio dall'altra parte. E ultimo, ma non meno importante, la pancia del maialino! Benissimo! Sembra che si stia divertendo tanto a giocare nel fango. Oink, oink! È stato bellissimo giocare con voi! Ciao amici! Come state oggi? Sono Kent, l'elefante, e oggi impariamo a conoscere diversi tipi di forme. Riuscite a indovinare di che forma si tratta? Questo è un quadrato! Ora lasciami trasformare questo quadrato con la mia bacchetta magica! Abracadabra! Apri, apri la mia scatoletta magica! Ehi! Oh! Cos'è successo? Yippee! Questo è così magico! Sono quadrati! Quadrati rossi! Oh! Ora qual è il prossimo? È... una stella! Lascia che metta questa stella nella scatola magica. Ci entra perfettamente! Mi chiamo Kent e sono qui per il tuo divertimento. Abracadabra! Apri, apri la mia piccola scatola magica! Ehi!
apriti! Questa scatola è piena di magie! Quante stelle! Stella, stellina! Sei così verde e bella! Una stella verde! Scopriamo quale forma impareremo adesso! Questo è un rettangolo! Eccoci qui! Mi chiamo Kent, sono un simpatico elefante! Possiedo una bacchetta magica e con questo rettangolo creerò uno stagno magico! Woohoo! Abracadabra, apri, apri la mia scatoletta magica! Oh, no, non di nuovo! Apri, dai! Oh, è blu! Adoro questo colore, tu? Rettangoli blu! Qual è il prossimo? Oh, questo è un cerchio! Sei pronto per il mio super trucco di magia? Ecco la mia bacchetta magica! Abracadabra! Mi chiamo Kent, sono un simpatico elefante! Il mio colore preferito è il rosa! Qual è il tuo? Dai, pensa, pensa, pensa! Non di nuovo! Apriti, scatola! Sì! Ecco il rosa! Un cerchio rosa! Riuscite a indovinare quale sarà la prossima forma? Un rettangolo? O è una stella? Triangolo! Abracadabra, apriti, apriti, mia scatoletta magica! Oh! Su, scatolina, apriti! Wow, evviva! Questo è giallo! Festeggiamo! Triangoli gialli! Ciao ciao amici! Arrivederci e alla prossima! Ciao! Sono Kent l'elefante! Oggi impareremo gli opposti! Cosa sono gli opposti? Sono coppie di parole che hanno significati diversi, come giorno e notte! L'opposto di giorno è notte! Lavoriamo di giorno e dormiamo di notte! Siete pronti per imparare? Iniziamo! Qual è l'opposto di grande? È piccolo oppure freddo? Giusto! L'opposto di grande è piccolo! Vedete, l'elefante è grande e il topo è piccolo! Qual è l'opposto di pieno? È triste oppure vuoto? Vuoto! Esatto! Il bicchiere è pieno e il bicchiere è vuoto. Facciamone un altro. Eccomi che trasporto qualcosa di molto pesante. Qual è l'opposto di pesante? È leggero oppure triste? Beh, sembra un po' triste, però è leggero! Leggero come una piuma! La roccia è pesante e la piuma leggera. Facciamone un altro! Oh, guarda che faccia felice! Qual è l'opposto di felice? È triste oppure freddo? Brrr! Triste, esatto! L'opposto di felice è triste! Io sono felice, e tu? Proviamo ancora! Abbiamo una mano pulita! Qual è l'opposto di pulito? È leggero o sporco? Giusto! È sporco! Sporco è l'opposto di pulito! La mano è pulita e questa è sporca! Ecco un fuoco! È molto caldo! Qual è l'opposto di caldo? È piccolo o freddo? Sì! L'opposto di caldo è freddo! Il fuoco è caldo e il ghiaccio è freddo!
Bravi, avete fatto un ottimo lavoro! A presto! Ciao, sono Kent, l'elefante! Come state oggi? Faremo un gioco divertente! Ho un libro grande di giochi per imparare! Giocheremo insieme ad abbinare il cibo con le forme! Sì! Sarà molto interessante! Siete pronti? Iniziamo! Guarda! Abbiamo tre forme! Questa è una fetta di pane. È un triangolo? No! È un quadrato! Molto bene! Ora puoi abbinare l'anguria. È un triangolo? No, non lo è! È un cerchio! Giusto! Ottimo lavoro! E la fetta di formaggio? È il triangolo! Bravissimi! Avete abbinato tutti i cibi alla forma giusta! E invece, che cosa mi dite di questo biscotto? È un cerchio? No, non è un cerchio! È un triangolo? No! Allora, deve essere un quadrato, giusto? Ottimo! E invece la ciambella? È il cerchio! Corretto! E guardate il triangolo! È un nachos! Bravissimo! Ottimo lavoro! Oh! Altro cibo! Ok! Che ne dite della fetta di arancia? È... un cerchio! Bravi! E invece la pizza? È un quadrato? No! È un triangolo! Benissimo! Ottimo! Oh, guarda questo brownie! È un quadrato! Li hai indovinati tutti! Cos'è questo waffle? È un quadrato? Sì, indovinato subito! E questo? È un cerchio? No, è un triangolo! Molto bene! E ultimo, abbiamo un biscotto al cioccolato, che ovviamente è un cerchio! Bravissimi! Avete abbinato tutte le forme! È stato divertente, vero? Avete imparato le forme? Oh! Questo panino era un quadrato e ora è due triangoli! Lo lascio raffreddare un po'! Ciao e alla prossima! Ciao ragazzi! Wow! Perché questa ruota viene verso di me? Ehi, aspetta! Yay! Insegnare i colori è il mio obiettivo! Ecco perché mi piace fare questo gioco! Perché non si muove? Andiamo, sbrigati! Sì! Uno, due, tre, quattro... Di che colore è? Rosso! Wow! Guarda quante palline stanno saltando fuori! Rosso! Ciao! Sono tornato! E anche la ruota! Sì! Mi chiamo Kent! Sono un simpatico elefante! Insegnare i colori è il mio obiettivo! Ecco perché mi piace fare questo gioco! Questa freccia è di nuovo incastrata! Oh, eccoci! Uno, due, tre, quattro... Di che colore è la porta? Giallo! Così luminoso e bello! Giallo! Ciao, ciao! Ciao! Ecco di nuovo la ruota dei colori! Impariamo altri colori! Io mi chiamo Kent e sono un simpatico elefante! Insegnare i colori è il mio obiettivo! Ecco perché mi piace fare questo gioco! Facciamolo ancora! Oh! Sì! Uno, due, tre, quattro...
Di che colore è la porta? Pensa, pensa. È rosa! Guarda l'esplosione di palline! Rosa! Così tante palline rimbalzanti! Ehi, ti piace questo gioco? Guarda, la ruota dei colori è tornata di nuovo! Sì! la freccia è bloccata ancora una volta! Avanti, freccia, per favore! Muoviti per Kent! Sì! 1, 2, 3, 4... Di che colore è la porta? Verde! Wow! Verde! Ciao! A presto! Ciao ragazzi! Sono Kent! Kent l'elefante! Oggi giochiamo a un divertente puzzle di parole della fattoria! Adoro i puzzle di parole! Iniziamo! Yay! Tutto quello che dobbiamo fare è cercare il nome degli animali della fattoria nel puzzle! Chi è questo? Una mucca! Puoi aiutarmi a cercare le lettere M-U-C-C-A? Dov'è la M? Eccola! Ora cerchiamo la lettera U. Potete aiutarmi a trovare le lettere U-C-C-A insieme? Sono lì! Eccole! Abbiamo trovato mucca! Ce l'abbiamo fatta! M-U-C-C-A! Wow! Facciamo il prossimo! Che animale è questo? Un'anatra! Anatra inizia con la lettera A. Dov'è la A? Eccola, l'abbiamo trovata! La prossima è la lettera N. Riusciamo a trovare la lettera N? Vicino alla A. Le trovi? Eccole! A e N insieme! Ora ci mancano la A, T, R, A. Riesci a vederle? Eccole! Fantastico! Hai trovato tutta la parola! Anatra! Meraviglioso! Qua, 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 qua! Qual è il prossimo? È un pollo! Pollo inizia con la lettera P. Coraggio, bambini! Cerchiamo la lettera P. Dove potrebbe essere? Trovato! La prossima lettera è la O. Cerchiamo la O accanto alla P. La vedete? Eccola! P-O! E le prossime sono la L-L-O. Eccole! Pollo! Abbiamo trovato pollo! Fantastico! È così divertente! Qual è il prossimo? Vediamo! È un cavallo! Inizia con la C. Cerchiamo la lettera C. E... la vedete? L'abbiamo trovata! Ecco la C! C'è una A proprio accanto ad essa! E ora ci serve V, A, L, L, O! Eccole! Cavallo! L'abbiamo trovato! Fantastico! E la prossima è una capra! Cerchiamo la C! Riuscite a vederla? Bene, abbiamo trovato una C! Ora abbiamo bisogno di una A. Dov'è? Eccola! Una C e una A vicine! Ora ci mancano la P, R, A. Eccole tutte vicine! Abbiamo trovato la capra!
Fantastico! Abbiamo risolto l'enigma della fattoria! Bravissimi bambini! Per altri video didattici, continua a guardare Kent l'elefante! Fino ad allora, ciao ciao! Ciao bambini, sono Kent! Oggi facciamo il gioco Trova le differenze! Mi piace tantissimo questo gioco! È fantastico, iniziamo! Riesci ad aiutarmi a trovare la differenza? Vai! Entrambi suonano l'armonica. Oh, mi sa che l'ho trovata, e tu? Tempo scaduto! Giusto! L'uccellino rosa manca nell'immagine a destra! Riproviamo! Trovi qualche differenza? Contiamo le farfalle! E tempo scaduto! Giusto! Ci sono 4 farfalle nell'immagine a sinistra e 3 nell'immagine a destra! La prossima! Sono io! Ciao! Trovi la differenza? Questa è più difficile, si nasconde! Tempo scaduto! Giusto! In questa immagine manca la mia foto! La prossima è... io e il mio amico! Trovi la differenza? Tempo scaduto! Sì! C'è una matita che manca! Bella giornata di sole! Mangiamo tutti dei ghiaccioli! Trovi la differenza? Tempo scaduto! Giusto! In questa immagine la scimmia non ha il suo ghiacciolo! Avete fatto un ottimo lavoro! Bravi! È stato così divertente! Bravissimi bambini! Ciao! Ciao a tutti! Sono Kent, Kent l'elefante! E sono appena tornato dal mercato. Ero andato a fare la spesa di frutta e verdura. È stato così divertente! Ma c'è solo un piccolo problema. La mia frutta e la mia verdura sono mischiate. Ho bisogno di metterle in ordine, mi aiuterai? Sì? Bene! Cominciamo allora! Cos'è questa? Tonda e rossa. È una mela! Questa sicuramente è un frutto. E questa è una carota! Sicuramente una verdura. Bene, continuiamo! Un'arancia! Questo è un frutto, sicuramente! Ottimo lavoro! Una melanzana! Sarà... una verdura! Ottimo! Broccoli! Sicuramente una verdura anche questa! Una fragola! Adoro le fragole! Frutta! Sì, grazie ragazzi! Spinaci! Cosa ne pensate? Verdura, giusto! Cavolfiore! Verdura anche questo! Poi abbiamo... l'uva! Frutta, assolutamente! Oh, una banana! La mia preferita! Frutta! Zucchina? Direi... verdura! Assolutamente! Anguria! Questa è... cosa pensate? Frutta! Wow! Siete stati bravissimi! Fantastico! Grazie per l'aiuto! Nella frutta ho mela, banana, anguria, fragola, uva, arancia!
Invece tra la verdura, broccoli, carote, cavolfiori, spinaci, melanzana, zucchina! Sono pronto per una bella macedonia! E per un'insalata di verdura! Grazie a tutti! Alla prossima! Ciao ciao! Ciao! Sono Kent, l'elefante! La 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 la! Oggi facciamo un gioco divertente chiamato Raccogli la frutta dal treno della frutta! Sì! Ho la mia lista speciale di raccolta della frutta. Apriamola! Abbiamo ananas per prima cosa. Forza! Andiamo! Sì! Saliamo sul treno della frutta! Aspettiamo il semaforo verde e andiamo! Wow! È divertente! Non vedo l'ora di arrivare al campo di ananas! Eccoci! Forza! Aiutatemi! Prendiamo la carriola e raccogliamoli! Yeah! Eccoli nella mia carriola! E sul treno! Partiamo! Torniamo alla stazione della frutta! Ciuff, ciuff! Arrivati! Eccoli! Wow! Spuntiamoli dalla lista! Cosa c'è dopo? Mele! Andiamo a prendere le mele! Eccole sugli alberi! Giusto! Le mele crescono sugli alberi! Prendiamone alcune! Mmm, che buone! Torniamo alla stazione della frutta! Mettiamole qui! Perfetto! Tic! Cosa c'è poi sulla lista? Sì, le angurie! Oh! Ecco il semaforo verde! Andiamo! Dove crescono le angurie? Sugli alberi? Mm. Crescono per terra! Guardate! Eccole lì! Aiutami a prenderle, sono così pesanti! Sono forte, posso farcela! Guardatemi con le mie forti braccia da elefante! E ora si torna alla stazione della frutta! Wow! Così divertente! Eccoci! Vanno proprio lì! Possiamo spuntare anche queste dalla lista! Ora cerchiamo delle arance! Partiamo! Guardate! Le arance crescono sugli alberi, proprio come le mele! Wow! Io le adoro! Mettiamole qui! Oh! Tic! E ora dobbiamo trovare delle fragole! Il mio frutto preferito in assoluto! Oh, che bel colore rosso che hanno! E guarda, crescono nei cespugli! Oh, le adoro! Torniamo alla stazione! E possono andare qui! Sì! Possiamo depennarle e abbiamo finito con la lista! Ottimo lavoro e grazie per l'aiuto nella raccolta della frutta! Non vedo l'ora di mangiarla! Yay! Alla prossima! Iscriviti al canale Kent l'Elefante!